A tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlo di un prodotto particolare che adesso proveremo sul viso ed è lo Skin Realist di Nabla. Io ho la colorazione Fair e Light. Ho preso queste due colorazioni perché io di solito sono la Fair, come vedete, ma in estate potrei... Ti piace? Mi piacerebbe tantissimo essere di questo colore. Vabbè, adesso li proveremo e voglio sapere cosa sono dei due. Va bene? Li proviamo qua. Se sentite il rumore, mi dispiace, ma ho il ventilatore acceso perché non riesco sinceramente a stare senza. Allora, andiamo a provare lo Skin Realist. Io lo applicherò con il pennello 307 proprio di Nabla, che mi piace. Vediamo com'è. In caso ovviamente ne applichiamo, io non so se ossida sinceramente, perché non l'ho mai provato, perché in questo periodo non mi sono proprio truccata. Ovviamente applico il tutto e poi parliamo dopo, ovviamente. Io dopo devo passarci sempre con la sponge e recupero tutto quello che c'è in giro e lo passo proprio negli occhiali. A parte che invece anche la profumazione. Sembra che non ci sia. Questa è quella della saponetta. Io lo faccio con tutti, sapete, se avete visto, io vi lascio la lista delle prove, diciamo, che ho fatto riguardante varie fondotinta. Ve la lascio qui sopra oppure giù nell'info box, così andate a vedere tutti i fondotinta che io ho utilizzato e come li ho utilizzate. Io vi ripeto, come ogni video, che io ho una pelle mista al secco. In estate ovviamente un po' di sebo c'è, ma quella è una cosa normalissima. E ho una pelle ovviamente matura perché ho 41 anni, quindi dovete sempre considerare determinati elementi per sapere se un fondotinta è adatto alla vostra tipologia di pelle oppure no, perché anche se vedete che alcune persone stanno bene e tutto, dovete sempre sapere com'è la vostra pelle, cosa richiede la vostra pelle, per capire se quel fondotinta sia buono per voi oppure no. Io qui ho tutta la pelle tipo screpolata, non sono stata al mare, non sono stata al sole, non sono stata proprio da nessuna parte oltre il mio letto e quindi ho tutta questa parte qua tipo graffiata, come se, tipo, non lo so come spiegarvelo, come se vi siete fatti male e avete la crosticina, ma una cosa esagerata. Però non mi porta nessun tipo di prurito, però mi dà fastidio proprio il contatto. Allora, io mi posso anche avvicinare, ma io sono molto molto contenta, ve lo posso già dire da adesso, di questo fondotinta. Allora, le due colorazioni per me sono buone insieme proprio in questo momento. Considerate che io stendo i panni fuori, può darsi che un pochettino di sole l'ho preso, l'unico posto dove posso prendere il sole. A me piace, mi piace proprio l'effetto che ha sulla pelle. L'ho applicato con il suo pennello e poi ovviamente passo sempre con il mio, con la mia spugnetta, ma perché io mi sento più sicura per quanto riguarda questo. Adesso gli metterò la cipria sopra, anche se alcuni dicono di non metterla e tutto, però sapete benissimo che io preferisco, prima però che se la porta il ventilatore la metterò velocemente.
l'ho messa anche nella parte dove ho le occhiaie. Infatti non c'è bisogno nemmeno di correttore. Se vedete volare, non ci fate caso, ovviamente il ventilatore ce l'ho puntato addosso perché non si può stare, non si può stare, ma veramente, cioè nel vero senso della parola. Non è una questione di orari. Cioè, nemmeno a tarda sera si riesce a stare, e quindi è una cosa orribile. Tolgo l'eccesso subito perché non voglio che rimanga. Mi scuso anche per le treccine, ma fa caldo. Adesso finisco il make-up che stavo facendo poco fa e in caso vediamo poi alla fine vi dirò se questo prodotto mi è piaciuto oppure no, ma già l'avete capito. Ci vediamo dopo. Allora, ho appena finito questo make-up, ditemi cosa ne pensate, ma comunque lo ritrovate qua sopra perché lo metterò prima della proposta che vi ho fatto per quanto riguarda lo Skin Realist di Nabla. Allora, cosa ne penso? Già ve l'ho detto poco fa e devo dire che sinceramente mi piace tantissimo l'effetto che ha sulla pelle. Sembra di non avere, cioè non di non avere un fondotinta, di avere un fondotinta leggerissimo, non si sente proprio sulla pelle assolutamente. Io adesso metterò la mascherina perché andrò di là a casa dei miei genitori, quindi la mascherina la metterò, quindi posso dirvi poi alla fine se stampa sulla mascherina oppure no. Devo dire che mi piace tantissimo, vi ripeto le mie, la tonalità che ho preso è la 01 Fair e la 02 Light. Le ho prese tutte e due tramite i consigli ovviamente di Giulia Cova perché lei le ha utilizzate entrambe in combo e la sua combo è uguale alla mia proprio perché lo 01 è troppo troppo chiaro per me adesso. E lo 02 è troppo scuro per me adesso, quindi entrambi sono una combo perfetta, devo dire perfetta perfetta. Mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio, sì, per una pelle come la mia secca, come la pelle come la mia matura e che non ha, diciamo, troppi problemi, troppe magagne da tamponare. E niente. Non lo so, ditemi cosa ne pensate, vi aspetto ovviamente nei commenti. Che dirvi di più? Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!